Grazie, buonasera. Sicuramente, avendo sentito gli altri interventi, probabilmente quello che diciamo, il mio contributo sarà un contributo che non avrà la stessa portata e valenza, però sicuramente noi diciamo, al centro di Cosenza, a Santa Teresa in particolar modo, abbiamo subito le gravi omissioni dell'amministrazione comunale, perché noi siamo scesi in campo personalmente, siamo stati diciamo, cittadini virtuosi. Perché non dormire ogni notte, non avere una disciplina della movida, noi abbiamo sempre sentito in TV Firenze, il problema di Napoli e quant'altro, però a Cosenza c'è stato un grande problema a Santa Teresa e so che le medesime problematiche poi si sono diciamo, verificate anche in altre zone del centro, per una politica di trasformazione della città nella città dei balocchi, perché fondamentalmente il nostro sindaco ha voluto e vuole fortemente una città di luci, di divertimento, di ragazzi ubriachi per strada e di mancanza di controllo, e quindi diciamo il denominatore comune è la sensibilizzazione dei cittadini laddove c'è una grave omissione da parte della pubblica amministrazione di scendere personalmente e di combattere per i propri diritti, perché il diritto alla salute, il diritto al riposo notturno, il diritto di poter stare nelle proprie abitazioni e di non essere disturbato dalle attività commerciali che per carità ben vengano. Si parlava prima di ragazzi che non hanno lavoro, da noi ci sono 12 locali notturni che lavorano, quindi ben venga questo, però che lo facciamo nel rispetto delle leggi e soprattutto ci dovrebbe essere un'amministrazione comunale che le fa rispettare, perché non si possono creare delle faide tra cittadini e cittadini. E l'altra volta sentivo in TV il sindaco che diceva che era il sindaco di tutti. Non è il mio sindaco, perché a me e agli altri cittadini non ci ha difeso. Si è schierato da parte delle attività commerciali, ha speso 25.000 euro per delle pedane che sono un prolungamento della strada. Se transitate per via Nicola Tarisio vedrete che c'è un prolungamento strano che io non saprei definire come, ovviamente effettuato con i nostri soldi e dato gratuitamente, concesso gratuitamente ai locali, quindi loro non pagano la TOSAP, viene concesso gratuitamente, noi non ci possiamo transitare e i locali occupano i marciapiedi e anche questo spazio. E, ovviamente noi abbiamo anche una zona ZTL, ma questa zona ZTL è solo su carta, perché per noi dovrebbe essere una zona ZTL, mentre tutti diciamo, gli avventori comodamente parcheggiano in doppia, tripla fila e quant'altro. Quindi secondo me l'amministrazione comunale dovrebbe essere a fianco di tutti i cittadini e soprattutto far rispettare le leggi, che sono magari prima in qualità di cittadino e poi come avvocato sicuramente sono l'ABC diciamo, della pacifica convivenza. Grazie.